Nella settimana che porterà le formazioni di Serie C a scendere nuovamente in campo dopo lo stop forzato dettato dalla variante Omicron, le incognite maggiori sono legate alla condizione fisica. Il numero dei contagiati però è sceso vertiginosamente e i nuovi protocolli introdotti per il calcio professionistico, con il limite del 35% di giocatori positivi all'interno del gruppo squadra, servirà a rimettere in moto una macchina ormai inceppata da un mese. Gennaio, intanto, è il mese del calciomercato che per definizione è di riparazione e oggi la capolista Bari non ha molto da riparare, ma il DS Ciro Polito sta valutando tutte le opportunità. Per puntellare l'organico, in ogni caso, sarà necessario operare prima in uscita. Dopo Derisio, finito al Pescara, l'uomo con la valigia in mano è Cristian Andreoni, finito ai margini del progetto biancorosso. È in orbita Pordenone da settimane, vicino anche l'accordo tra Semenzato e la Viterbese, mentre molto più complicata la pista che porterebbe Marras al Como. Mignani lo considera un titolare e difficilmente lo lascerà partire. In entrata invece massimo riserbo sui nomi. Polito potrebbe pescare il classico coniglio dal cilindro, come è successo agli sgoccioli del mercato estivo. Mercato in fermento anche per il Foggia. Pavone vuole consegnare a Zeman un attaccante da affiancare a Ferrante e un terzino. A Russini del Catania e Manconi dell'Albino Leffe si aggiunge Rosafio della Reggiana, che interessa per la sua duttilità tattica, mentre per la fascia il nome più gettonato è quello di Rizzo della Juve Stabia. Caldo nel frattempo l'asse tra Taranto e Paganese. Bellocche e Volpicelli sono pronti a scambiarsi le maglie. Sondato, Semenzato dal Bari, che non convince mister La Terza, il DS Montervino potrebbe affondare il colpo su Piccoli del Catania.